Salve a tutti, ben ritrovati dopo un periodo lunghetto perché c'erano le, le vacanze, e siamo entrati nella, nello sfavillante maggio che, che è l'esplosione della primavera, anche se mi sembra che un po' di freddino sta, sta, si sia insinuato nel, nell'Italia in queste ultime ore, anzi si è parlato di neve a bassa temperatura, di, di gran, grandinate nella nostra zona, sono Miro Cortini. Parlo dalla Romagna, da Forlì, questa è la trasmissione di che cosa stiamo parlando e questa sera parliamo di, un, di, un, di una cosa precisa ma da un punto di vista allargato e non tecnico. Parliamo di ponti, i ponti. E, e non posso non, non partire eh, a... Stavo dimenticando la, 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 mia, la, la mia litania che faccio tutte le volte da, da, da um, 3-4 mesi. Che vi leggo sempre da 101 ve lo faccio vedere il libro: 101 Storie Zen. Eccolo qua se si vede. Va bene, rovesciato forse va bene. 101 Storie Zen: Sono tutte storielle, eh, sono parabole. Eh, di questa disciplina vicino al buddismo ma molto più mistica eh, che sono sorprendenti eh, eh, hanno dei, dei finali molte volte che inaspettati e, e per quello sono interessanti a volte anche simpatici a volte fanno anche un attimino a riflettere eh, per questo per quest oggi ho, ho, ho visto che parlo di ponti in alternativa, ho trovato questo qui eh, che parla di, di una galleria. La galleria. Zenkai, figlio di un samurai, lo zen sappiamo, buddismo, parliamo di, di Estremo Oriente, quindi c'è lo zen cinese e giapponese. Eh, figlio, eh, Zenkai, figlio di un samurai, si recò a Edo e in quella città entrò al seguito di un alto funzionario. Si innamorò della moglie del funzionario. E fu colto in flagrante per difendersi, uccise il funzionario, poi fuggì con la moglie di quello. In seguito, i due, marito e moglie, diventarono ladri. Ma la donna era così avida che Zenkai cominciò a nutrire per lei una vera avversione. Infine, si decise a lasciarla e se ne andò nella lontanissima provincia di Busen, dove diventò un mendicante girovago per scontare il proprio peccato, Zenkai decise di fare una buona azione nella sua vita. Avendo sentito che una certa strada sopra un dirupo era così pericolosa che molte persone vi avevano trovato o rischiato la morte, decise di scavare una galleria nella montagna. Mendicando il cibo durante il giorno, di notte Zenkai lavorava a scavare la sua galleria. Quando furono passati 30 anni, 30 anni la galleria era lunga circa 700 metri, alta 6 metri e larga 9 in 30 anni. Due anni prima che il lavoro fosse finito, il figlio del funzionario, da lui ucciso, che era un abile spadaccino, scoprì dove era Zenkai e vi andò, deciso ad ammazzarlo per vendicarsi di suo padre. Sono pronto a darti la mia vita, disse Zenkai. Ma lasciami finire questo lavoro. Il giorno che sarà terminato potrai uccidermi. Così il figlio aspettò quel giorno. Però poi, passando del passando tempo, mentre Tecchai continuava a scavare, si avvicinò a lui e cominciò alla fine: eh, si convinse di aiutarlo. E dopo un, un anno e più che lo aiutava, eh, per per finire questa galleria, insomma. Dopo un anno e più che lo aiutava, arrivò ad ammirare la forza di volontà di carattere di Zenkai. Finalmente la galleria fu terminata e la gente poteva attraversarla e viaggiare senza pericolo. Ora tagliami la testa, disse Zenkai. Il mio lavoro è finito. Come potrei tagliare la testa al mio maestro? rispose il giovane con le lacrime agli occhi. Ecco qua. Questa è la, la piccola parabola, eh, il mio, mio stile eh, di, di conduzione di, di, di questa trasmissione, uno stile distintivo. Così. Eh, quindi parliamo di ponti, e non posso non eh, ricordare ciò che disse Papa Francesco eh, in occasione, in occasione della, della decisione di Donald Trump. Di costruire il muro lungo tutto il confine messicano, che mi permettete, mi sembra una cosa veramente eh, spaventosa, eh, per, per la grandiosità, per l'idea che c'è dietro, eh, dopo quello che gli americani e eh, storia, anche se è recente, hanno fatto da, dal, dai loro confini in giù, eh, come hanno trattato, come hanno sfruttato. Uh, come del resto poi gli europei in Africa e lasciamo stare, finiamo a qui ci siamo capiti, chi vuole capire. E, e disse, disse appunto questo: Papa Francesco: invece di costruire muri. L'opera dell'uomo è costruire ponti. I ponti è più nel mondo per la circolazione di uomini e, e merci. I ponti uniscono i muri dividono è molto semplice e dunque questa trasmissione la dedichiamo ai ponti eh, ricordandone, eh, eh, ricordandone ricordando mm, il simbolo appunto del ponte che tenta di unire eh, popoli e, e me persone merci e, e scoperte e quant'altro e, e, mi sono dimenticato che vedete voi in, uh, nella, nella schermata del, del video il ponte che ho scelto come immagine di riferimento, che è un ponte tra i più caratteristici eh, eh, d'Italia e eh, per, per un fatto preciso che fino all'anno scorso, all'inizio di quest'anno, era ancora uno dei pochi ponti Rimasti totalmente in legno. È molto bello per la, per la, sua, la sua caratteristica e, e lo sfondo che c'è. È il Ponte sul Brenta, è un, un omaggio ai nostri ascoltatori eh, Veneti, Friulani, che sicuramente si sono passati. È famoso per essere. Eh, è il Ponte di Bassano ed è anche chiamato il Ponte degli Alpini. E appunto la, questa caratteristica. Eh, lo fa, lo fa essere abbastanza particolare perché appunto è, era ancora fino a poco tempo fa adesso per, per evitare eh, difficoltà o crolli o quant'altro sarà state fatte iniezioni di cemento armato non so questo non, non, non l'ho indagato però insomma eh, ha resistito per tanto tempo e solamente in legno e ecco mh, un, altro, un ponte invece che voglio ricordare, questo è quello che abbiamo visto: un ponte che voglio ricordare su tutti, su tutti, a memoria, eh, è il ponte di eh, Stary Most, di Mostar. Eh, di questa guerra così recente, vicino a noi, della quale. Si è parlato tanto, però mai abbastanza, che è un po', è un po nel, eh, dimenticata, però insomma, fu una cosa orribile. E, ed, era, ed era non tanto lontano da noi, appunto. Questa è la cosa, la cosa grave. Quindi, in qualche modo, anche l'Italia ha, ha contribuito a questa guerra. Si aprisse e, e poi anche si, anche si chiudesse, però va bene. Si aprirebbero un, eh, ampi, ampi discorsi che non affrontiamo. Però ecco mh, eh, questo ponte: eh, fu fatto saltare in aria, eh, beh, era un ponte bellissimo con un'unica arc arcata di 24 metri sul fiume Neretva. Eh, è stato costruito non dai romani, perché l'addizione in serbo è Ponte Vecchio, si pensa che sia stato costruito dai Romani, invece no, è stato costruito dai musulmani, che sono quelli che hanno subito di più poi della distruzione di quel ponte, perché fu fatto saltare dalle milizie secessioniste. Croate e, e divise un po' in due la città, eh, la parte bosniaca prevalentemente musulmana, dalla parte cristiano-ortodossa serba. Non è in realtà poi, sono andato ad approfondire, non è in realtà neanche proprio così, però simbolicamente è così: la divisione dei, in due della città che ha portato dolore, morte, eh, carestie eh, incredibili, e eh, di cui avevamo. Coscienza giorno per giorno, eh, e non si è fatto tanto, insomma, eh, c'erano interessi più grandi dell'Italia, probabilmente, eh, che, che muovevano questa guerra, come, come sempre ci sono interessi molte volte nascosti e eh, più grandi di quelli di, della volontà anche di, di un unico popolo. Eh, eh, e dunque, eh, eh, era, era, era nel 1993 quando fu fatto saltare in aria definitivamente perché già era stato aggredito e ora eh, nel, 2000, nel 2000, 2005 è stato ricostruito appartiene al patrimonio unesco dell'umanità più per quello che era che per quello che è ora un'altra notazione scusate sì, ok, eh, fu, fu costruito appunto non dai romani. Eh, mi sono interrotto prima, scusate. Non dai romani, ma da un califfo musulmano di cui adesso non ho, non ho segnato il nome. Nel 1750, attorno, più o meno. Eh, tutti noi abbiamo uh, un'idea dentro di noi, un'idea di ponti, tutti noi eh, ne avevamo forse disegnato uno da bambini, eh, abbiamo l'idea dei de, de ponti radio no? eh, che permettono, hanno cominciato a permettere de, lo scambio di comunicazioni, di comunicazioni, no? comunicazioni senza, senza fili, i ponti radio appunto ponti, e anche questo parla sempre, sempre di comunicazione, di scambi, di, di, di aperture, di, di possibilità, di conoscenza, di, di avventura umana che cresce. E la, la storia, storia dell'uomo eh, potrebbe essere raccontata attraverso quella dei ponti, eh, perché eh, da, sempre, da sempre ci sono stati ostacoli naturali da superare, di solito fiumi, ma anche valichi di montagna eh, per cui eh, si utilizzavano fiumi sospesi, eh, nel, nelle Ande eh, gli Inca fa, fa, facevano ponti in, in fibra di aloe, addirittura pensate, e poi venivano fissati al, alle rocce eh, in qualche modo, a, a croce venivano fissate queste... Ma che univano ad altezze incredibili, parliamo delle de, de Ande, quindi eh, montagne veramente alte. E questo, eh, tutti abbiamo avuto un'idea di ponte, mh, in assoluto, eh, vabbè, tanto per ridere, forse qualcuno di ponte se lo porta anche dentro è il mio caso perché i problemi d'ontoiatrici a volte di ponte ti fanno pensare parlare <ride> ecco ma eh, la parola stessa pontefisi poi riprendo, lo riprendo questo discorso banalmente è artefice di ponti pontifex eh, di dialogo ecumenico quindi anche eh, dovrebbe essere mentre invece la parola pontificare è la presunzione di avere il diritto, viene utilizzata in questo senso qui, etimologicamente, a quello lì è uno che pontifica, il diritto di arrogarci un, una qualche verità. Dunque ognuno la può vedere a modo proprio sul discorso eh, del pontefice. Ci sono pontefici nella storia, nella storia, basta vedere quelli che racconta Dante. Eh, positivi, eh, costruttivi, eh, validi eh, e a, altri invece corrotti, eh, negativi, violenti. Eh, e questa è la storia, insomma. Eh, e poi vogliamo pensare a eh, chi, chi non ha mai mangiato da bambino il Cherringham famoso con eh, il ponte di Brooklyn, che è poi il ponte da Verrazzano. Eh, che fra l'altro è il ponte più lungo ancora negli Stati Uniti eh, ecco il Charingham eh, è di 1298 metri eh, questo, questo ponte è un tipo di ponte mi sembra perché c'è una tipologia di ponti incredibile da un punto di vista tecnico c'è una cosa molto interessante ma purtroppo io tecnicamente non, non ho gli strumenti per eh, per affrontare, ma veramente, veramente appassionante. Le eh, tecniche costruttive per arrivare a superare un ostacolo. Insomma, un ostacolo eh, unire, unire due rive. Già, questo è una cosa, eh, popoli diversi che, che magari vogliono o si combattono e quindi attraverso il ponte si conquista, un, qualcuno conquista l'altro. Oppure si vogliono invece incontrare, si vogliono scambiare perché qualcuno ha bisogno di qualcosa che l'altro non ha. Ecco, eh, questa, la globalizzazione eh, nasce, da, nasce poi in fondo dal baratto. Questa è, è una stupidaggine antropologica, però è la verità: eh, di fondo, se fosse, se fosse gestita in maniera equanime, cioè in maniera eh, corretta e equa dare per avere va, con valori specificati e universalmente riconosciuti e sono belle parole queste bene ecco che, chi è che non ha mai mangiato il, il chewing una ditta che non possiamo dire, ricordare forse non esiste neanche più dove, dove appunto c'era nella confezione c'era il ponte di Brooklyn eh, che sì, l'ho già detto, che è il ponte più lungo eh, negli Stati Uniti. Eh, mh, e poi, eh, volevo andando, andando un attimo, un, faccio una, una brevissima flash su, sulla situazione dei ponti oggi in Italia. Eh, non voglio eh, parlare per rispetto. Per le troppe parole dette del Ponte di Genova, eh, le tristissime immagini eh, tragiche, eh, le ricordiamo tutti, ba e basti questo. E dopo, dopo quel fatto lì, eh, del Ponte Morandi di Genova, che ha spezzato in due anche lì, come a stare mosso, una città eh, senza, senza guerra, ma eh, creando un disagio civile enorme. Eh, mh, oltre che delle perdite economiche anche gra gravissime. Eh, L'ENEA, eh, attraverso il Ministero del... Del, de, dei trasporti è stata eh, anzi il, Gia, il CNR scusate, hanno fatto questo studio che eh, insomma siccome sono stati costruiti prevalentemente eh, e molti sono viadotti in Italia perché abbiamo tutte la conformazione eh, geografico orografica della, della nostra penisola eh, inevitabilmente eh, fatta per essere percorsa in molti casi eh, ci sono appunto ponti, tanti ponti, tanti viadotti, eh, e sono stati prevalentemente costruiti nel dopoguerra eh, e sono, in questo senso sono eh, tecnicamente si dice a fine vita, ma non nel senso che cioè, sono finiti, cioè hanno, hanno bisogno di una manutenzione dedicata che invece non viene fatta. Eh, cioè, viene fatta una manutenzione eh, ordinaria ma non straordinaria e dedicata. Oggi con, con i sensori e eh, con le telecamere è possibile fare una, una, eh, un, una, una, una grafica, insomma una, 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 una fotografia esattamente di come sono messi i nostri ponti in, in Italia, eh, di cui appunto 10.000 sono in qualche modo a rischio ma ad alto rischio sono solamente una ventina. Uno in particolare non posso non ricordarlo anche perché ah, un, un, eh, un iniziato è un grande indiziato, è un altro ponte Morandi ad Agrigento che ho visto delle foto, insomma è un po' come com era il, il ponte di Genova. Prima che crollasse, quindi eh, forse è forse il caso che si indaghi eh, in maniera approfondita, eh, ma non perché eh, l'ha fatto il Ponte Morandi di eh, perché anche quello ad eh, Agrigento, come Genova, agrigento è sul mare, quindi la, la, la salinità del, dell'aria, dell dell'acqua. Eh, che arriva, eh, corrode e, e quant'altro. Eh, queste problematiche però per oggi possono essere affrontate in qualche modo, perlomeno fotografate. Eh, per eh, per intanto, ad esempio, ci sono una, uno sulla Salerno Reggio Calabria, su un viadotto, eh, eh, dunque, che... Che secondo ANAS sono stati fatti degli studi: non crea alcun problema agli automobilisti. Esattamente come è il caso della E-45 che riguarda la, la parte adriatica nostra, eh, che collega Venezia con Roma, fondamentalmente, ma in realtà Venezia, in, in realtà l'E-45 comincia a Ravenna, cioè qui vicino da a dove parlo io, e collega con Orte e attraversa tutta, tutta l'Umbria. E nel valico dei nostri Appennini eh, eh, c'è un tratto di viadotti che si susseguono e eh, che sono stati eh, eh, bloccati al, al passaggio dei, 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 degli auto articolati, dei, dei camion di, di, di grossa portata. Però gli automobilisti possono girare. Cioè, abbiamo bisogno va bene, lo facciamo, però. Dietro a questo c'è un discorso di, di sicuramente eh, le merci, le merci eh, passano da, da altre parti, pagano dei pedaggi, eh, i tempi si allungano e chi paga le conseguenze di questo? Qui è una regione intera che è, è tagliata fuori, l'Umbria, eh, da, 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 dalle merci, cioè che non è tagliata fuori perché appunto ci sono altri passaggi, ma chi paga questo, questi costi qua? Non lo so. Non, 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 voglio, non voglio saperlo neanche, però questa è la realtà. Torniamo ai nostri ponti invece, alla storia dei ponti, che sono legati alla storia dell'uomo, appunto. E, e, andiamo, e andiamo a, a dire, oh, mancano pochi minuti, mi dispiace perché tante cose, cercherò. Vi leggerò proprio quello che ho, ho, ho sintetizzato da, da, da piccole indagini che ho fatto in rete. Eh, lo sforzo umano per costruire ponti risale al periodo neolitico, quindi al periodo della nascita delle forme primitive di agricoltura e di stanzialità dei popoli, che appunto per questo avevano bisogno di scambi. Per cui la storia stessa dell'uomo potrebbe essere raccontata attraverso l'evoluzione dei ponti nel tempo. Da un punto di vista tecnologico, il principio cardine delle, costruz delle costruzioni è l'invenzione dell'arco: dell i ponti, pensate, eh, tanti ponti hanno, hanno l'arco, eh, i ponti antichi almeno quasi tutti, eh, l'arco che poi è, spesso era, era la porta d'ingresso di ancora oggi di tanti nostri borghi, eh, uno dei più antichi archi l'arco etrusco, non a caso appunto si pensa che l'arco sia stato inventato dai romani che, per cui hanno fatto i ponti, ma era, era etrusco, quindi eh, l'arco etrusco di, di Perugia che eh, è un bastione potentissimo, ancora, è ancora lì, eh, che non l'ha to toccato il tempo. L'arco è una delle tante invenzioni che eh, i romani appunto so sostrassero eh, agli, agli etruschi eh, per ciò che riguarda la storia classica dell'Occidente. Eh, L'arco è importante perché permetteva: questa è una piccola notazione tecnica contemporaneamente la costruzione in alto e in laterale. E eh, questo è, è creatività assoluta, non è solo uh, tecnica. Qui, eh, qui eh, nel, nell'idea di Ponte direi che la tecnica si sposa veramente con con l'ingegno e con, con la creatività, e eh, più ha una funzione eh, importantissima per, per gli umani. Eh, I ponti primitivi eh, erano tutti in fibra naturale. Come si vedono ancora adesso, in certi percorsi eh, finti, di, 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 eh, in certi parchi, parchi eh, safari, go safari. Così. Vabbè, e, e quindi eh, si, si comincia da una fune, da, da, da una liana, da, da un albero che cade eh, da, una, da una riva all'altra, e da lì eh, dice, beh, possiamo co costruirci qualcosa. Così nasce l'idea del ponte che appunto. Eh, la testimonianza più antica eh, erano i, ah, i, i fibri naturali ed erano simili ai ponti sospesi. Insomma, erano tutti ponti sospesi, chiaramente, non avevano dei eh, fermi nel. nel Nell'acqua, in questo caso, di un attraversamento del fiume. La testimonianza più antica è una fune, una fune eh, che poi però aveva anche lo scorrimano sul fiume, fiume Indus, quindi non l'ho segnalato, ma immagino in, in, in India sì, eh, nel 400 avanti Cristo. Uh, ma pur non avendo fonti storiche di riferimento, si perde nella notte dei tempi eh, dei ponti sospesi. Nel, sia nel sud est Asiatico, in Sud America, nell'Africa equatoriale e probabilmente anche in Cina: eh, di cui non, ci sono, non è rimasto nulla e quindi non, possiamo, non abbiamo fonti storiche di riferimento. Alcuni ponti sospesi, però, ancora si trovano in Himalaya. Io ne ricordo uno: Nelle Dolomiti sul monte Pisadu. Eh, che io non ho attraversato, ma non l'avrei attraversato perché veramente c'è abbastanza terrorizzante. Perché aveva una, una, uno sfondo, un, un vuoto di 400 e passa metri, sospeso tra queste due rocce, incredibile! Ma affascinante, comunque, anche quello anche in questo senso. I ponti romani, prima erano in legno, poi in muratura, e ancora reggono all'impatto del tempo eh, per, 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 per due particolarità. L'arco rotondo, eh, cioè in realtà a 180 gradi sul pelo dell'acqua, e la resistenza al tempo è dovuta all'uso di questo che ancora oggi è, è ritornato di moda, anzi è costosissimo, eh, chi, chi vuole fa, vuol fare eh, delle costruzioni con la pozzolana, si pozzolana, che era il cemento del tempo, che è composto da materiale vulcanico, prevalentemente veniva preso da, dai campi flegrei, che è una caldera sempre eh, eh, attiva, eh, triturati eh, assieme alla calce e che, era, che si comporta come un ottimo legante idraulico e questo è stato rivoluzionario per la costruzione dei, dei ponti. Eh, eh, scusate, eh, sì, Tuttora, tu, eh, sì, tuttora viene utilizzata a tipi specifici di cemento, il Portland, cemento Portland, va bene. Eh, qui in Romagna resiste benissimo, eh, molti chi è stato a Rimini ci è passato, eh, il ponte di Tiberio che collega il porto di Rimini all'entroterra e lì da 2000 anni è, è rimasto intatto. Eh, eh. Per i romani nel periodo imperiale i ponti da cui di cui erano grandi costruttori, per, ma per il mantenimento e il controllo anche dell'impero, per cui avevano bisogno di collegamenti veloci e sicuri. Quindi ecco quello che voglio far capire, che i ponti possono essere, avere, anche, come tutte le cose, aspetti veramente positivi di apertura, di scambio e di eh, allargamento degli orizzonti, ma molte volte... Erano ponti di guerra, erano ponti per, per andare a conquistare, oppure per anche eh, difesi per eh, eh, contenere, per controllare un, 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 una zona, insomma, un'area. Un eh, Un'opera titanica di cui viene riportata nel De Bello Gallico, questa storia, utilizzando il legno, era il ponte sul Danubio, nell'attuale Serbia, al, all'epoca della spedizione di Traiano contro i Daci. Era composto quindi a tecnica mista, banalizzando un po', eh, da 20 piloni in murature sui quali poggiavano arcate di, di legno, in legno di 55 metri di luce. Questa è ecco, una parola tecnica, mi parla di freccia, di luce, eh, di campate, di travate. Eh. La luce comunque, da quel che ho capito, è la lunghezza, la lunghezza massima della, della eh, la distanza totale, insomma, che unisce un, 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 o un blocco o direttamente tutto il ponte. Eh, ma non siamo qui a parlare di tecniche costruttive. Che non è l'argomento la, 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 della trasmissione, ma del simbolo del significato ampio della parola ponti. Non sapevo, tornando, tornando ai Romani, io non sapevo che la costruzione dei ponti sul Teore era presieduta dal collegio dei pontefici, appunto. Si chiamavano così proprio i pontefici, cioè i costruttori di ponti con a capo il pontefice massimo, pontifex. Il titolo è ancora in uso nella religione cattolica, appunto, per designare il Papa, costruttore di ponti. I ponti dunque intesi come simbolo di dialogo e di scambio nell'arricchimento reciproco, simbolo principe di interazione che, che si tramuta in integrazione. E queste sono le parole che vogliamo farvi eh, eh, arrivare. Ma appunto come per i romani eh, erano anche punti, punti di conquista, come già ho, ho detto, e, e, e quindi di conquista dei popoli e anche di loro assoggettamento, questo direbbe l'avvocato del diavolo eh, tante notizie eh, una su tutte perché altrimenti eh, sforo sempre con gli orari però eh, Siles mi concede sempre eh, quando la trasmissione va pur di terminare il mio discorso mi concede sempre quei 7-8 minuti e cerchiamo di rimanere in questi i ponti sono di va va vario tipo eh, ve lelenco le solo, ci sono i ponti a travata, cioè con delle travi, i moderni ponti sospesi, moderni, non quelli con uh, le funi, i ponti di grande luce, appunto, di, 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 di grande... i ponti a struttura uh, mista, cioè cemento e acciaio, i ponti metallici o i ponti eh, in cemento armato precompresso e ultima, ultima tipologia e Sono enormi: sono i ponti strallati, cioè con delle funi e delle e de, 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 del travi che li, li uniscono. Eh, vabbè, non, non sto a approfondire appunto. Eh, e magari se, se, se interessa alla trasmissione possiamo anche farlo. Eh, eh, io, come ponte da, da primato, non ho scelto perché ce ne sono. Ce, eh, come ponte da primato, ma innanzitutto non abbiamo parlato di, di quello di, da vera sano, cioè il, eh, il ponte di Brooklyn che anche nella filmografia eh, l'abbiamo visto tante volte, anche se uno non è mai stato a New York, però lo, lo conosce. E eh, 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 invece questo, questo che, che ho scelto eh, non è il più grande, il più lungo, il più... Eh, però è questo Rusky Bridge a Vladivostok, che è la capitale della, della Siberia, della regione siberiana, eh, che è, è stato completato nel 2012, quindi è recente, è il più lungo al mondo dai, tra, tra i ponti strallati appunto, con queste funi che uniscono, con una campata principale di 1104 metri, ma non è il più lungo appunto. La cosa incredibile è quello che, che rimane come eh, appunto meraviglia della quale dobbiamo essere, avere orgoglio del dell'ingegno di noi umani che dobbiamo sal, eh, salvare e, e mantenere la parte buona di noi, la nostra creatività, la nostra costruttività. Eh, questa progettazione, pensate, ha dovuto tenere conto di temperature nell'arco anno che variano dai meno 30-32 gradi. Ai più 35-37 gradi. Già questa variazione, cioè ci vogliono dei materiali ben, ben potenti, insomma, con eh, formazioni di ghiaccio di notevole spessore. Eh, perché parliamo di un, se non sbaglio, non sono andato a verificarlo direttamente, solo ho solo letto questa notizia, eh, su, è sul mare, eh, ma con formazioni di ghiaccio di notevole spessore, velo, con la velocità del vento che arriva fino a 36 metri al secondo, anche questo il vento è uno dei problemi gravi nella costruzione di, dei ponti da sempre, e onde e onde. Alte fino a 6 metri, quindi è, la, è largo da 29 metri e, e 5 con due corsie di, per senso di marcia. È straordinario se pensate. Straordinario questo, questo ponte. Ecco, eh, la mia trasmissione finisce qua, evviva i ponti! Costruiamo i ponti, difendiamo i, i ponti che abbiamo costruito in Italia controlliamoli eh, e che, eh, che Genova non si ripeta mai più. Eh, è la nostra caratteristica, l'Italia che è così bella, che va eh, visitata, che va, va scoperta. Eh, ponti, ponti ferroviari, eh, autostrade del mare. Sono tante le cose da fare, non ci sono solo i ponti automobilistici. Eh, con questa idea di ponte io finisco, ma il ponte che cosa richiama sicuramente tutti quanti noi? Il ponte eh, richiama il fiume e io mi sono fatto un regalo personale, eh, spero di, di condividerlo con voi. Eh, L'idea di fiume e un ponte sopra l'abbiamo in testa tutti quanti. E ho scelto per concludere eh, questo video, abbastanza, che si, si trova anche su YouTube, è abbastanza raro, de, di un vecchissimo, grandissimo poeta, Giuseppe Ungaretti, che parla della sua vita attraverso i fiumi, eh, ed è molto chiaro quello che racconta, parla dell'Isonzo, dove ha fatto la guerra, del Nilo dove è nata, è nata è dall'Alessandria, d'Egitto. Della Senna dove è cresciuto, dove si è formato anche a livello culturale e, e, e dove si è, ha studiato, e, e, e il, 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 cerchio, il cerchio che invece apparteneva alla, 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 alla stirpe dei, dei suoi eh, genitori di parte, eh, parte materna. Eh, che erano eh, contadini di cui lui è orgoglioso. È, è eccezionale perché è un documento eh, molto, molto pieno di, di espressività di questo uomo che, che racconta la sua vita attraverso, eh, attraverso appunto i fiumi, e questo ve, ve, lo, ve lo dedico. Spero che vi piaccia, che... ma l'abbiamo forse anche studiato a scuola, ce lo ricordiamo ma recitato in questo modo, con questa partecipazione eh, e questi sguardi potenti di questo uomo, è una cosa particolare. Quindi chiedo alla regia di mandare, mandare questo inserto video eh, veramente molto interessante. I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonso scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonso e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono, mi regalano la rara felicità ho ripassato le epoche della mia vita questi sono i miei fiumi questo è il Serchio al quale hanno tinto duemila anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo questa e la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Eccoci qua, ritrovati. Eh... Mm, eh, niente. Eh, sono, sono emozionato appunto ad aver trasmesso questa cosa perché è un documento, secondo me molto bello, molto importante. Io scrivo, ricordo che scrivo eh, anche poesie, quindi mi, 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 tocca, mi tocca col cuore. Quindi, a questo punto del fiume, del fiume della vita, del fiume delle trasmissioni di Radio Sciadis, ci fermiamo. Riprendiamo al prossimo ponte al prossimo ponte, al prossimo pezzo di fiume che attraverseremo insieme con queste chiacchiere che però hanno la pretesa anche di essere qualcosa di più di chiacchiere, ma anche piccoli messaggi. Grazie e a fra 15 giorni e grazie alla regia, a tutte le radio eh, collegate al network, se, ricordo Science Media. Eh, e, e tutte le novità di Science andate ad indagare perché eh, il nostro Rosario continua a implementare da un punto di vista tecnico hardware, e hardware e fa sempre tante cose pur avendo poco tempo eh, si dedica veramente tanto e solo per questo come, come nella, nella storiella dell'uomo della, dell della galleria il carattere e la coerenza vanno premiate Grazie Rosario, ciao a tutti e ero no, fra 15 giorni. Ciao da, da Miro Cortini, di che cosa stiamo parlando? Vedremo la prossima volta. Ciao.